Lo stop di Pistoia impone al Teramo alcune riflessioni, innanzitutto perché i biancorossi al Melani hanno pagato colpi altrui, ma anche e soprattutto loro. La sconfitta è stata pesante dal punto di vista numerico, ma forse lo è stata ancora di più sotto l'aspetto tattico, a partire dalla formazione iniziale messa in campo da Vivarini. Andiamo con ordine nell'analisi. Rinunciare a Pistoia all'unico giocatore di gamba di Paolo Antonio per mettere sugli esterni Petrella e Buonaiuto non è stata un'idea felice. Gli arancioni aravano le fasce come e quando volevano, tanto è vero che il primo quarto d'ora è stato tremendo. Esserne usciti indenni faceva pensare a una partita che tutto sommato poteva essere portata su certi binari più consoni ai biancorossi. Il gol del vantaggio sul calcio di rigore, trovato nel finale di tempo, ha fatto illudere alla luce soprattutto del fatto che l'arbitro che ha annullato ai padroni di casa un gol a tempo scaduto e che poteva offrire determinate garanzie nella gestione disciplinare della gara. Così non è stato, perché la ripresa è stata disastrosa, a cominciare dalla palla dello 0-2 che avrebbe chiuso la partita e sbagliata in maniera goffa da Buonaiuto. È stata quella la chiave di volta della gara. Da lì in avanti tutto quello che poteva andare male è andato. A iniziare dall'espulsione di Scipioni, ingiusta, sbagliata, che ha evidenziato come il direttore di gara abbia accusato le proteste casalinghe di fine tempo. E qui ci ha messo del suo ancora Vivarini. La velocità di reazione di Lucarelli è stata quella di un felino. Espulsione al quinto, cambia al settimo e squadra rivoluzionata. Quella di Vivarini è stata invece la reazione di un bradipo. 7 minuti e un gol preso per capire che Petrella non poteva fare il terzino destro e che da quella parte gli arancioni facevano quello che volevano. Il gol dell'1-1 ha fatto crollare il castello di carta biancorosso che si teneva in piedi per miracolo e la pistoiese ha dilagato. Vivarini ha continuato a sbagliare, inserendo Di Paolo Antonio solo al 17esimo, tenendo in campo Petrella con i crampi e una volta sotto nel punteggio non ha avuto la forza di inserire Bucchi, ma ha gettato nella mischia Lulli quando era sotto solo di un gol e non aveva più attaccanti davanti per provare a recuperare. Insomma, panchina in tilt e squadra in bambola. Bisogna cambiare registro e anche marcia, altrimenti questo campionato potrebbe complicarsi. Cambiare modulo potrebbe servire. Non necessariamente il Teramo deve giocare con il 4-4-2. Se non hai gli esterni e gli uomini giusti per farlo, bisogna modificare qualcosa. Prima che dall'alto ci si comincia a guardare intorno.